Buonasera e benvenuti nell'Aula del Senato, un'Aula pronta per una cerimonia importante alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella che farà il suo ingresso tra poco in Aula accompagnato dal Presidente del Senato Grasso. È la celebrazione del giorno del ricordo che ricorre domani 10 febbraio, il ricordo di una pagina drammatica della nostra storia scritta lungo il confine orientale dell'Italia. Stiamo parlando della tragedia delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, una tragedia nazionale a lungo ignorata e che le istituzioni invece non vogliono più ignorare. Una celebrazione che oggi avviene alla presenza delle massime autorità in quest'Aula, ma anche alla presenza di testimoni, familiari di quelle vittime, rappresentanti delle tante associazioni degli esuli, ma anche alla presenza di tanti giovani. Sono proprio i giovani forse che hanno più bisogno di conoscere quei fatti per farsi gli anticorpi necessari per evitare che tragedie come quella si ripetano di nuovo. E allora vediamo con poche ma significative immagini in questo servizio di Renato De Emanuele cosa accadde lungo il confine orientale dell'Italia negli anni dal 1943 al 1947. L'Istria, la Venezia Giulia, la Dalmazia erano a schiacciante maggioranza italiana. Migliaia di quei cittadini furono uccisi o costretti ad andarsene, lasciando ogni avere per la sola colpa di essere italiani. Gli storici quantificano in 15.000 le vittime della pulizia etnica effettuata dalle milizie comuniste jugoslave. Molte persone morirono nei campi di concentramento, altri furono scaraventati, in alcuni casi ancora vivi, nelle foibe, cavità geologiche molto profonde, presenti sulle colline del Carso. La Jugoslavia comunista del maresciallo Tito intendeva fare piazza pulita della comunità italiana. Quelli che scamparono, depredati di ogni bene, furono costretti ad andarsene dopo la firma del trattato di pace del 10 febbraio 1947 che assegnava quei territori definitivamente alla Jugoslavia. A migliaia, ammassati su treni e piroscafi, sbarcarono in un'Italia devastata dalle macerie e dalla miseria. Ad attenderli molti anni da profughi, tra baracche e campi improvvisati e l'oblio della loro deportazione durato per decenni. Appello forte a non dimenticare quello che definisce un capitolo incancellabile della nostra storia viene oggi proprio dal Capo dello Stato. Il giorno del ricordo, scrive Sergio Mattarella nel suo messaggio, è stato istituito dal Parlamento per ricordare una pagina angosciosa che ha vissuto il nostro Paese nel Novecento. Una tragedia provocata da una pianificata volontà di epurazione su base etnica e nazionalistica. Le foibe con il loro carico di morte, di crudeltà inaudite, di violenza ingiustificata e ingiustificabile sono il simbolo tragico di un capitolo di storia ancora poco conosciuto e talvolta addirittura incompreso, che racconta la grande sofferenza delle popolazioni istriane, fiumane, dalmate e giuliane. Alla durissima occupazione nazifascista di queste terre nelle quali un tempo convivevano popoli, culture, religioni diverse, prosegue il Capo dello Stato, seguì la violenza del comunismo titino che scatenò su italiani inermi la rappresaglia per un tempo molto lungo, dal 1943 al 1945. Anche le foibe e l'esodo forzato furono il frutto avvelenato del nazionalismo esasperato e della ideologia totalitaria che hanno caratterizzato molti decenni nel secolo scorso. Poi il monito forte del Capo dello Stato sui gravissimi rischi degli estremismi. I danni del nazionalismo estremista, dell'odio etnico, razziale e religioso, scrive ancora Mattarella, si sono perpetuati anche in anni a noi molto più vicini, generando guerre fratricide, stragi e violenze disumane. L'Unione Europea, aggiunge Mattarella, è nata per contrapporre ai totalitarismi e ai nazionalismi del Novecento una prospettiva di pace, di crescita comune nella democrazia e nella libertà. Oggi, grazie anche all'Unione Europea, in quelle zone martoriate si sviluppano dialogo, collaborazione, amicizia tra popoli e stati. Ed ecco l'appello finale, il monito al Paese con gli occhi rivolti anche all'oggi. Le stragi, scrive ancora Mattarella, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse.
Esse fanno parte a pieno titolo della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile che ci ammonisce sui gravissimi rischi del nazionalismo estremo, dell'odio etnico, della violenza ideologica eretta a sistema. Così si chiude il messaggio del Capo dello Stato, che sta facendo il suo ingresso in aula, lo vedete insieme al Presidente del Senato, e così inizia proprio sulla scia delle parole del Presidente della Repubblica questa celebrazione, con un momento musicale affidato a giovani musicisti. Ascoltiamo l'inno nazionale e poi l'inno europeo. Pochi secondi ancora, tutti silenti, aspettano l'inizio di questa celebrazione. Un inizio affidato alle voci e agli strumenti di alcuni giovanissimi musicisti diretti dal maestro Donato De Simone.
l'applauso dell'aula dopo questo momento musicale, tutto affidato a dei giovanissimi musicisti, proprio a sottolineare come il giorno del ricordo sia particolarmente rivolto a loro. Ha inizio la cerimonia che in aula è moderata dalla collega Benedetta Rinaldi. Signora Ministro per i rapporti con il Parlamento, autorità, cari studenti e a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa in questo momento, vi do il benvenuto dall'aula del Senato di Palazzo Madama, che anche quest'anno ospita la cerimonia di commemorazione al giorno del ricordo. Grazie per essere qui, innanzitutto per celebrare insieme questa ricorrenza che è stata istituita da una legge del 2004 per non dimenticare la tragedia delle foibe e dei terribili massacri che si sono legati a queste foibe. L'articolo 1 di questa legge, adesso lo cito testualmente, ma è importante ricordarlo perché riconosce espressamente che la Repubblica deve conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, dei fiumani, dei dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Dunque un saluto particolarmente caloroso, ne vedo qui alcuni seduti qui nelle prime file, a tutti gli esuli istriani, fiumani, dalmati, alle loro associazioni, a tutti coloro che ci stanno magari seguendo dalle loro case e verranno riportati da ricordi personali o ricordi che invece vogliamo qui instillare nella mente dei più giovani per non dimenticare. Innanzitutto non vogliamo dimenticare tutte le migliaia di vittime italiane che furono massacrate in Istria dai partigiani slavi di Tito e poi gettate in queste cavità, vivi, morti, cavità dalle quali non si poteva più uscire, le cavità carsiche, le foibe appunto, e tutto questo accadeva fra il 43 e il 47. Ma la cosa più vergognosa è che questo dramma è stato da troppi e troppo a lungo, hanno tentato di archiviarlo, di relegarlo nel silenzio, che invece oggi è un qualcosa che più che mai deve essere riportato alla luce, perché è ben presente da tenere nelle nostre coscienze di cittadini vivo questo ricordo, perché non si ripeta mai nulla del genere. Anche per questo fa particolarmente piacere vedere qui in aula, qui dietro di me, fra poco li sentiremo parlare, ma anche questi ragazzi che si sono splendidamente esibiti, tanti giovani studenti che hanno riflettuto anche nel loro percorso scolastico proprio su questo argomento. E a proposito, fatemi ringraziare il liceo musicale Giuseppe Moscati e la scuola media Giovanni XXIII di Sant'Antimo in provincia di Napoli, diretti dal maestro Donato De Simone, per averci allietato e introdotto alla solennità anche di questo momento. Lo vedo già pronto. Dicevo, lo vedo già pronto il padrone di casa, il presidente del Senato Pietro Grasso, qui lascio volentieri la parola. Signor Presidente della Repubblica, autorità, gentili ospiti, e con commossa partecipazione e vicinanza ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime, che desidero condividere con voi tutti il ricordo di una delle pagine più dolorose della nostra storia, la tragedia delle foibe e dell'esodo di famiglie istriane, fiumane e dalmate. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, con l'arrivo delle milizie titine oltre il confine orientale del nostro paese, si consumò un vero e proprio eccidio contro persone innocenti. Un massacro per troppo tempo dimenticato anche dalla storiografia ufficiale, così come poco si è parlato dell'odissea di migliaia di italiani che per fuggire dalle persecuzioni e dalla privazione della libertà furono costretti ad un lacerante esodo verso luoghi dove furono trattati con sospetto e diffidenza. Per molti di loro l'esodo ha significato povertà e privazioni. Io desidero esprimere un particolare ringraziamento al dottor Ballarin, a cui rinnovo il mio apprezzamento per essere tra i più attivi promotori di iniziative di ricerca e approfondimento della verità storica. È così che si impedisce che l'indicibile possa diventare ripetibile. Nonostante il passaggio inesorabile del tempo, ancora oggi tali vicende rappresentano una ferita aperta per il nostro Paese, per tutti noi,
Conoscerle e comprenderle significa produrre gli anticorpi all'intolleranza, ai pregiudizi razziali, ai regimi dittatoriali, ai nazionalismi. Non possiamo prescindere da un serio, paziente, scrupoloso approfondimento del dramma che si consumò nelle terre istriane, fiumane e dalmate in quegli anni. La storia ci chiede di coltivare la sua memoria come atto di giustizia nei confronti delle vittime e ammonimento perenne contro ogni persecuzione e offesa della dignità umana. È un impegno questo che riguarda ciascuno di noi, sia nella nostra dimensione di individui, sia come parte di una comunità. Una memoria partecipata e consapevole del passato è capace di superare il risentimento e di aprirsi alla speranza, alla riconciliazione. Permette di non tradire quel cammino che dopo le atrocità delle guerre mondiali abbiamo intrapreso in nome della democrazia, della libertà, della pace. In questo luogo, in questo lungo percorso, le istituzioni hanno il compito di trasmettere alle giovani generazioni che hanno avuto la fortuna di non sperimentare sulla propria pelle quegli orrori la conoscenza degli eventi storici, perché al venir meno dei testimoni diretti possano essi stessi tramandare la memoria. Se saremo capaci di farlo, allora il giorno del ricordo assumerà sempre di più un significato ulteriore rispetto a quello della mera commemorazione. Per questo mi voglio rivolgere alle ragazze, ai ragazzi che sono qui oggi, a quelli che ci ascoltano. Sono felice che grazie all'impegno e alla sensibilità dei vostri docenti abbiate approfondito delle dolorose pagine di storia che vi consentiranno oggi di apprezzare ancora di più i valori di pace e integrazione posti a fondamento dell'Unione Europea, che a voi forse possono sembrare scontati, ma che costituiscono una conquista da salvaguardare. Ora sapete quanto sia stato difficile realizzare il sogno dell'Europa unita e quanti ostacoli abbiamo dovuto superare. Basta voltarsi indietro per avere chiara la necessità di difendere il nostro comune destino. Grazie. Un discorso rivolto soprattutto ai giovani, quello del Presidente Grasso, che parte dalla consapevolezza che grazie, tali vicende Presidente rappresentano Grasso, una ferita ancora aperta. E adesso è il momento proprio di dare voce alla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, un'istituzione che fin dall'89 riunisce tutti i vari gruppi, le associazioni nate proprio in seno alla diaspora giuliano-dalmata del secondo dopoguerra, e ciascuna di queste istituzioni è stata preziosissima perché ha cercato contro l'indifferenza e contro l'oblio di tutelare anche l'identità culturale e storica di tutte queste comunità. L'avete già sentito nominare, adesso diamo la parola al Presidente della Federazione, Antonio Ballarin. Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signori rappresentanti del Parlamento e del Governo, autorità, signore e signori, amici e fratelli dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Noi oggi qui non celebriamo una memoria di cose che furono e non ci sono più, ma la memoria per fatti che hanno esteso le loro conseguenze alle generazioni successive. A distanza di 70 anni queste generazioni chiedono che i conti aperti dallo Stato italiano con la storia sulla pelle di gente senza colpa vengano chiusi in maniera definitiva. La nostra richiesta, rinnovata di anno in anno, è una richiesta civile che avviene nel rispetto delle regole, come è sempre stato, e viene espressa con determinazione e fermezza proporzionale al grande senso di civiltà del popolo giuliano-dalmata. Nel 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, celebrando solennemente il giorno del ricordo al Quirinale, così si esprimeva. Lo scorso anno il Presidente Ciampi volle che si svolgesse qui la prima cerimonia di conferimento delle medaglie del giorno del ricordo ai familiari delle vittime, delle foibe, dell'esodo e della più complessiva vicenda del confine orientale. Raccolgo l'esempio del mio predecessore a conferma del dovere che le istituzioni della Repubblica sentono come proprio a tutti i livelli di un riconoscimento troppo a lungo mancato. Da un certo numero di anni a questa parte si sono intensificate le ricerche e le riflessioni degli storici
e si deve certamente farne tesoro per diffondere una memoria che ha già rischiato di essere cancellata per trasmetterla alle generazioni più giovani. Così si è iscritto in uno sforzo di analisi più distaccata che già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre nell'autunno del 43 si intrecciarono giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento dalla presenza italiana, da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia. Vi fu dunque un momento di odio e di furia sanguinaria e un disegno annessionistico slavo che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 1947 e che assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica. Queste parole del Presidente, attese da decenni dalla nostra gente, pronunciate al Quirinale, casa degli italiani, sembravano squarciare definitivamente la coltre di silenzio, accuratamente costruita per tacere la nostra tragedia. La nostra gente si sentiva finalmente non più italiani di serie B, ma si illudeva. Infatti, se da un lato noi, popolo dell'Esodo, testimoniamo con la memoria della nostra storia un'etica volta all'accoglienza, all'integrazione, al rispetto umano, proprio perché a noi tali categorie sono state negate. Se da un lato noi, popolo dell'Esodo, testimoniamo la necessità della costruzione di una società entro la quale la violenza conseguente all'ideologia, come quella da noi subita, non abbia mai più cittadinanza, dall'altro assistiamo a rigurgiti violenti di giustificazionismo e di riduzionismo della nostra storia che rappresentano una continuazione delle violenze patite, sottomettendo una volta ancora la ragione all'ideologia. Ha senso giustificare una violenza ad un'azione primaria anch'essa violenta? Ha senso farlo nei confronti di qualcuno che non era connesso con l'azione violenta originaria? Evidentemente no. Altrimenti, se così non fosse, sarebbe corretto, dal punto di vista logico, giustificare anche altri efferati eccidi. Nel disinteresse di una certa società, che non esprime come dovrebbe alcuna reazione di sdegno, sentiamo giustificare le violenze della popolazione civile subite in Venezia Giulia e Dalmazia, poiché considerate come azioni di guerra, alla stessa stregua di quelle condotte dall'esercito italiano. Ma se così è, allora, perché trucidare, annegare, deportare anche dopo la guerra? Anche negli anni 46, 47, 48, 49, per la prima metà degli anni 50, perché farla guerra finita? Nonostante le evidenze che certificano la verità storica, non otteniamo risposta a questa domanda, se non una brutale forzatura della realtà. Ma il giustificazionismo non è l'unica realtà con la quale la nostra gente deve confrontarsi. A distanza di 70 anni siamo ancora alle prese con un'infinita battaglia per il rispetto di diritti umani ancora in attesa di essere ristabiliti. Non possiamo negare che molto sia stato fatto e che una certa maggiore attenzione dello Stato nei confronti delle pendenze aperte sia stata manifestata, ma la strada è ancora lunga ed a volte sembra quasi di essere in relazione con funzionari ostili, affetti da pregiudizi, non edotti sulla storia né sui trattati e le leggi e, peggio, indifferenti per il debito con noi ancora aperto. I punti dei quali parliamo sono il risarcimento definitivo dei nostri beni abbandonati, utilizzati dallo Stato per pagare il suo debito di guerra con la ex Jugoslavia in violazione di quanto stipulato dai trattati internazionali, la consegna della medaglia d'oro al valor militare alla città di Zara, la città italiana bombardata 51 volte dall'aviazione alleata e con il maggior numero di vittime civili nella popolazione, medaglia assegnata dal presidente Ciampi ma mai consegnata, l'attuazione completa del trattato di Osimo, l'inserimento dell'argomento trattato di pace del 47 nei libri di studio e nei piani formativi della pubblica istruzione, la definitiva risoluzione dei problemi anagrafici che vedono a volte configurare una nostra persona nata in un comune che fu italiano come extracomunitario, le onoranze ai caduti, ovvero la possibilità di tirare fuori dai luoghi dove furono assassinati i resti di chi è ancora rimasto senza degna sepoltura o, perlomeno, la possibilità di onorare quei luoghi, impedita di fatto ancora oggi, indicandoli con lapidi multilingue, la proroga del periodo temporale che assegna le onorificenze ai congiunti degli infoibati, al fine di estendere l'orologio delle stragi che si ferma al 1950, la cancellazione della tassa per gli immobili acquisiti all'estero per la nostra gente che, dopo una vita di sacrifici, ricompra il bene espropriato all'epoca. Ed infine,
l'attuazione, con minori vincoli burocratici, della legge 72 del 2001, che tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli dall'Istria e dal fiume della Dalmazia. La cultura non è l'eco di alcun nazionalismo, ma rispecchia l'elemento stabile dell'esistenza umana e del suo sviluppo. La cultura è l'elemento che consente la conservazione dell'identità, salvaguardandola nonostante la dispersione. Per questo la legge 72-2001 è cruciale nel delicato ecosistema che si estende a cavallo tra le due sponde dell'Adriatico. Ebbene oggi, febbraio 2018, siamo in attesa dei fondi del 2013. È proprio questo il tipo di negligenza che il popolo dell'Esodo attribuisce alla classe politica e alla burocrazia. Se da un lato manifestiamo soddisfazione per l'attenzione che alcuni organi dello Stato centrale ci riservano, come nel caso del Ministero degli Affari Esteri, dei Beni Culturali, dell'Istruzione, della Difesa, dall'altro evidenziamo ancora ostilità, pregiudizio ed indifferenza. Noi crediamo che questi atteggiamenti, che le istituzioni non si possono permettere nei nostri confronti, siano gli strascichi della coltre di silenzi e di menzogna con la quale si è negata per anni la nostra storia e sia, in ultima analisi, un'altra forma di violenza. La memoria è uno degli elementi costitutivi di una civiltà laica, evoluta, civile, aperta al senso religioso. Fermarsi soltanto al ricordo trasforma questa giornata in sterile rimpianto del tempo che fu. Il giorno del ricordo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Da bravi e tenaci eredi di una civiltà nobile, colta, aperta e briosa, ci rimbocchiamo le maniche e costruiamo, giorno dopo giorno, la nostra appartenenza viscerale ad una terra, la nostra stessa identità. Grazie. Un intervento abbastanza duro, quello del presidente Ballarin, che ha rinnovato le richieste dell'Associazione degli Esuli, le stesse da anni, a partire dal risarcimento definitivo dei beni che loro dovettero abbandonare. Molto è stato fatto per la ricostruzione giusta di questa memoria, ha detto Ballarin, ma assistiamo ancora a un certo disinteresse. E c'è il rischio di un giustificazionismo inaccettabile. Del sindaco di una delle città italiane, forse quella che insieme con Trieste ha pagato di più, ha conosciuto più da vicino, in modo più diretto, il dramma delle foibe, vivendolo sulla pelle dei propri cittadini e nei cuori anche di tutti i cittadini. Sto parlando della città di Gorizia, la parola quindi passa al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che sta in questo momento raggiungendo la postazione apicale per indirizzare a tutti noi il suo discorso. Anche lui come Ballarin, figlio e nipote di Esuli. Signor Presidente del Senato, signori rappresentanti del Parlamento e del Governo, autorità, signore e signori. Il 10 febbraio 1947, come noto, venne firmato a Parigi il trattato di pace tra l'Italia e le potenze vincitrici, con cui veniva sancita la mutilazione del territorio nazionale. Oltre alle colonie, a Briga, a Tenda, ad ovest, l'Italia perse a est quasi completamente la Venezia Giulia, con le città di Pola, Fiume, Zara e l'80% delle province di Gorizia e Trieste. Sin dalle premesse appare evidente che i 90 articoli del trattato dovevano rappresentare una pace punitiva. L'Italia intera aveva perso la guerra, ma chi pagò più di tutti furono le genti giuliane, istriane, fiumane e dalmate, tanto quelle che furono costrette a scegliere la via dell'esilio, quanto quelle che rimasero nei territori ceduti dall'Italia. La nostra comunità nazionale, l'unica minoranza italiana autoctona. I cosiddetti impropriamente rimasti hanno dovuto infatti subire gravi conseguenze a causa della propria etnia italiana. Fu per disperazione che 71 anni fa si imbarcarono da Pola gli ultimi esuli giuliani, abbandonando ogni avere, rinunciando a tutto il proprio passato e mettendo in forse il proprio futuro. Era l'atto finale di una diaspora iniziata nel 1944 da Zara e poi da Fiume per sfuggire all'eccidio delle foibe per restare italiani. La guerra era finita ovunque, da un pezzo, ma non qui. Le altre città d'Italia avevano già visto sfilare i soldati americani accolti con abbracci generosi e urla di gioia, ma qui, e qui soltanto, la guerra era ricominciata, più atroce di prima. I soldati che sfilavano per Pola, per Fiume, per Zara non erano in festa. Parlavano croato e indossavano la divisa con la stella rossa. Non portavano liberazione, ma una nuova dittatura. Finito il fascismo, arrivava il comunismo. Finita l'Italia, arrivava la Jugoslavia. E la pulizia etnica, le foibe,
la paura. Per 70 anni i nostri esuli vennero accusati di essere fascisti, invece erano semplicemente italiani. Più precisamente sono stati doppiamente italiani, lo sono stati per nascita, ma lo sono stati anche per scelta, per averlo confermato con la dolorosa scelta dell'esodo. Una scelta obbligata, perché messi di fronte all'alternativa di dover rinnegare la propria italianità, i propri ideali, la propria cultura, la propria fede cristiana. Di quest'ultimo aspetto, tra l'altro, si è parlato sempre pochissimo, e solo da una decina d'anni, dopo la beatificazione di Don Francesco Bonifacio e di Don Miroslav Bulesic, gli storici hanno iniziato a denunciare le intimidazioni, le violenze, le uccisioni di tanti sacerdoti che pagarono con la vita la loro fede. Seguendo un progetto di scristianizzazione, agli impiegati statali venne proibita la professione pubblica della religione, andare a messa, far battezzare i figli, celebrare il matrimonio, pena l'immediato licenziamento. L'esodo determinò l'abbandono delle città, dei villaggi e delle campagne. Gli italiani si ridussero ad una esigua minoranza, spesso vittima del nazionalismo jugoslavo, o meglio dello sciovinismo, che prendeva di mira il diverso. L'esodo della stragrande maggioranza degli italiani, che letteralmente svuotò le cittadine della costa e dell'interno, l'arrivo di genti provenienti da altre repubbliche jugoslave, il processo di jugoslavizzazione imposto con l'intento di cancellare le peculiarità storiche, culturali e linguistiche della regione, costrinsero gli italiani rimasti a creare strutture idonee per la salvaguardia del proprio essere, resistendo al tentativo jugoslavo di trasformare la componente italiana dell'Istria a un mero fenomeno folcloristico. Sono loro gli esuli che oggi raccontano cosa significhi di punto in bianco chiudere casa e partire, portando appresso solo ciò che sta in una borsa e ben sapendo che tra poche ore qualcun altro entrerà in quelle stanze, nelle loro, nelle nostre stanze, e ne prenderà possesso. Dormirà nel nostro letto, mangerà nei nostri piatti. Le immagini in bianco e nero ci mostrano abbracci strazianti tra figli che partivano e genitori che restavano, incapaci di recidere le loro radici, resi fatalisti dall'età. Molti non si incontrarono mai più. Altri, nonostante l'età, sfidarono il viaggio e vissero gli ultimi anni della loro vita in un campo profughi. L'Italia a volte li accettò malvolentieri, perlomeno quell'Italia che pensava, se fuggono al comunismo, devono essere fascisti. Il giorno del ricordo, signori Presidenti, ristabilisce una verità e risarcisce di un minimo la disperazione di non essere stati creduti. Esodo e foibe sono stati argomenti tabù su cui la Prima Repubblica aveva posto una pietra tombale, senza dubbio perché ricordavano la sconfitta subita, ma anche per il ruolo svolto dai partigiani comunisti. È noto infatti che nell'ottobre del 1944 Palmiro Togliatti, dopo aver ricevuto a Roma gli emissari di Tito, Cardelli e Gilas, impartisce a Vincenzo Bianco, rappresentante del PC nella Venezia Giulia, l'ordine di favorire l'occupazione della regione giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito. Arresti e uccisioni si concentrarono soprattutto nei centri urbani, in particolare Trieste, Fiume, Gorizia. L'Italia repubblicana si fonda anche sulla lotta partigiana, condotta da uomini e donne, anche, spesso anche solo adolescenti, che anteposero alla loro stessa vita la liberazione del paese dalle dittature. Il paese tutto è grato a questi nostri eroi. I tempi ritengono siano però maturi per condividere anche ulteriori pagine di storia patria. A Gorizia, a guerra finita, oltre 650 goriziani vennero sottratti alle loro case, alle loro famiglie, per non farvi più ritorno per la sola colpa di essere di sentimenti italiani. Patrioti che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla volontà nazionistica del maresciallo Tito. Analoga sorte tocca a centinaia di sorelle e fratelli italiani a Trieste. Signori Presidenti, le famiglie di questi deportati, le nostre comunità si appellano a voi affinché vengano aperti quegli archivi d'oltre confine dai quali poter acquisire conoscenza sui luoghi in cui riposano i resti mortali dei loro cari, dei nostri concittadini. Il confine orientale sta ancora attendendo che venga riconosciuto ufficialmente il ruolo svolto dai partigiani comunisti italiani nell'aiutare i comunisti titini in queste operazioni di estrellamento, deportazione e di uccisione. Questi partigiani comunisti italiani sul confine orientale non combatterono per liberare l'Italia dal giogo nazifascista, bensì per sottometterla con la forza e la violenza, con la morte di chi vi si opponeva, ad un brutale nazionalismo sovietico comunista, ad una nuova dittatura. Partigiani che operarono al di fuori del CRN contro gli alleati, nel segno di un internazionalismo anti-italiano e filosovietico.
Riconoscere ciò costituirebbe un passo assai importante che peraltro alcuni comitati provinciali ampi in Italia hanno singolarmente già fatto. Lo Stato italiano ha giustamente condannato il tentativo di snazionalizzazione imposto dal fascismo alle popolazioni di lingua slovena residenti sul confine. Ora attendiamo un ulteriore sforzo di verità. Vanno combattuti anche coloro che consapevolmente stanno ponendo in essere una campagna con cui si tende a negare, minimizzare o giustificare il dramma delle foibe dell'esodo. Guai a giustificare la violenza, che va sempre condannata, sempre e comunque. Chi ancora oggi nega, minimizza o giustifica il dramma delle foibe dell'esodo va emarginato, anche attraverso l'estensione adesso dell'aggravante prevista per il negazionismo dell'Olocausto. Dove 100 anni fa, signori Presidenti, i diversi nazionalismi si combattevano l'uno contro l'altro, insanguinando il fiume Isonzo, sacro alla patria, dove 72 anni fa le terre giuliane subivano a guerra finita, a rastrellamenti, l'uccisione di tanti civili da parte delle truppe del maresciallo Tito, dove sino a pochi decenni fa la terra era divisa dall'ultima propaggine della famigerata cortina di ferro, ebbene proprio là, oggi, il comune di Gorizia, di cui sono orgogliosamente sindaco, rammento che quasi il 20% della popolazione di Gorizia, di prima, seconda o terza generazione esuli giuliano dalmata, insieme ai comuni sloveni di Nova Gorizia, Nuova Gorizia, Sempete, Vertoiba, San Pietro, parliamo di coesione e di crescita, facendo riferimento non più alle sole nostre singole municipalità, bensì ad un territorio più vasto, quel territorio che la stupidità dell'uomo ha martoriato e che l'intelligenza del cuore dell'uomo oggi fanno crescere insieme. Onorevoli Presidenti, a quell'Europa dei popoli, non dei burocrati, che tutti insieme vogliamo concorrere a edificare, arricchita dalle diversità, gli esuli giuliano dalmati e i loro discendenti possono e vogliono fornire un loro importante contributo, forti dall'aver patito più di altri, iniqui confini dalle barbarie eretti ed oggi dalla lungimiranza abbattuti. Con questi sentimenti di gratitudine, signori Presidenti, autorità, signore e signori, rinnoviamo il nostro ringraziamento per averci consentito di ricordare in questo luogo la tragedia delle foibe e dell'esodo. Viva l'Italia. Grazie. Pure anche le parole del sindaco di Gorizia che dice: la Prima Repubblica ha messo una pietra tombale sulla ricostruzione di quegli anni, l'appello quindi ad un ulteriore sforzo di verità nel ringraziare le istituzioni che hanno permesso una celebrazione come questa di oggi, ha fatto appello. Grazie sindaco, si continui questo sforzo di ricostruzione della verità. Vorrei fare anche un elogio però a questi ragazzi, ai ragazzi dell'orchestra e del coro di Sant'Antimo, perché sono stati composti e silenziosi quando non toccava a loro, ma adesso è il momento di sfoderare nuovamente il vostro talento. Ora ci farete ascoltare il coro del Nabucco, Giuseppe Verdi, lo sapete tutti, l'ha composto fra il 1840 e il 42, va pensiero che, è inutile commentarlo, ma è una delle pagine più belle e immortali della storia della musica, anche perché si mescolano in questo brano tante cose che abbiamo anche sentite in altre parole espresse dai discorsi che ci hanno preceduto, cioè lacrime, struggimento, ma anche ricordo e speranza insieme a voi. Thank you.
particolarmente intenso, che ci ha restituito la partecipazione ma anche la commozione, lo avete visto, di alcuni dei presenti, dei più giovani rappresentanti qui dentro in quest'aula, partecipanti a un concorso nazionale, concorso che si chiama 10 febbraio, giunto all'ottava edizione, promosso ovviamente dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, proprio per perseguire quella che diceva il Presidente Grasso prima, cioè una educazione alla cittadinanza europea attiva, studiare la storia per poi apprezzare quelli che sono dei diritti non acquisiti ma delle conquiste pagate anche a caro prezzo. La premiazione di questo concorso è un po' in là a venire, a Gorizia dal 12 al 14 di aprile, quindi siamo semplicemente curiosi di sapere quali sono stati i lavori fatti da insegnanti e studenti in questo frangente, e inizierei proprio dai più piccini, la scuola primaria, elementare, dicevamo una volta, la città dei bambini di Mentana, siamo in provincia di Roma, si è già alzata la professoressa, per una volta faccio io l'appello e si alzano i professori, Maria Vittoria Pumili, alla quale chiedo appunto un resoconto del lavoro fatto con i ragazzi. Grazie, volentieri. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, Presidente delle associazioni esuli istriani, fiumani, dalmati, rappresentanti del mondo della scuola. La giornata del ricordo ci sottolinea quanto sia fondamentale conservare e tutelare il ricordo. Platone affermava che solo dalla memoria può scaturire la conoscenza, quella stessa conoscenza che ci porta a costruire il futuro. Per questo è stato importante nel nostro istituto Città dei Bambini affrontare l'argomento, convinti che la commemorazione dei giorni speciali si debba legare alla programmazione didattica, diventando la consuetudine nell'educazione alla cittadinanza. Partendo da queste premesse e nella considerazione che tutti i progetti didattici comportino un cambiamento e anche una permanenza, il giorno del ricordo è stato lo spunto per lo sviluppo di una coscienza interculturale. Partire dalle buone pratiche affinché diventino prassi giorno dopo giorno. Scoprire il piacere di stare insieme in una classe che diventa comunità e da qui arrivare con l'esempio dei nostri piccoli alunni a tutta una comunità scolastica. La classe Quinta B, che oggi è in rappresentanza dell'Istituto Città dei Bambini di Mentana, ha voluto realizzare una valigia dei ricordi, da cui oggi i nostri studenti, Valerio e Giulia, estrarranno i loro pensieri. L'uomo deve essere meno crudele. L'odio e la violenza dovranno, d'ora in poi, essere solo un ricordo. Dobbiamo accettare gli altri per quello che sono, combattere le ingiustizie fin da piccoli per costruire un futuro di pace. Noi a scuola abbiamo studiato la storia delle foibe, perché solo conoscendo possiamo seminare la pace. Davvero bravo Valerio nel suo intervento, convincente e sicuro di sé. A scuola abbiamo parlato delle foibe e abbiamo scoperto che nessuno di noi prima di allora conosceva questo argomento di storia. Allora la maestra, partendo dal progetto, ci ha spiegato i tristi eventi avvenuti alla fine della guerra, perché conoscere è importante per fare tesoro degli errori e per costruire un mondo nuovo senza odio e violenza. Ascoltare dalle voci di bambini così piccoli delle scuole elementari che hanno cominciato un percorso di conoscenza. Facendo sempre complimenti ai piccoli oratori, Valerio e Giulia, diamo la parola a una scuola secondaria di primo grado, Guglielmo Sabatini di Borgia, siamo in provincia di Catanzaro, la parola alla professoressa Maria D'Urso. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signor Presidente dell'Associazione Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, rappresentanti del mondo della scuola, autorità, sono veramente onorata di presentarvi oggi il lavoro da noi realizzato con le terze classi della scuola secondaria di primo grado sul tema del concorso nazionale 10 febbraio 2018, la fine della Grande Guerra e il confine orientale. Siamo stati abituati prima da alunni a studiare e poi da insegnanti a fare studiare la grande storia, dimenticandoci spesso che essa è costituita da tante piccole storie, vissute da eroi che resteranno per lo più anonimi. Noi abbiamo volutamente rivolto il nostro interesse non ai grandi nomi, non a Cadorno, Diaz, che tutti conosciamo, ma a quei numerosissimi soldati cui nomi non leggeremo mai sui libri di scuola. Abbiamo voluto raccontare, attraverso un video interamente realizzato dai nostri ragazzi,
La triste vicenda di soldati inizialmente condannati dalla storia poiché resisi protagonisti di un ammutinamento, i fanti della Brigata Catanzaro che nel 1917, avendo trascorso lunghissimi periodi in trincea, dopo un breve congedo concesso loro presso Santa Maria la Longa in provincia di Udine, vengono rimandati in prima linea. L'ammutinamento che ne deriva porterà alla fucilazione di 28 fanti, 12 furono scelti, uno ogni 10. All'esecuzione assisterà Gabriele D'Annunzio, che scriverà a riguardo. Dissanguata dai troppi combattimenti, consunta in troppe trincee, stremata di forze, costretta a ritornare nella linea del fuoco, l'eroica Brigata Catanzaro una notte si ammutinò. I fucilieri del drappello, allineati, attendevano il comando, tenendo gli occhi bassi, fissando i piedi degli infelici, fissando le grosse scarpe deformi che s'appigliavano al terreno come radici maestre. I morituri mi guardavano. Non voglio sapere se siete innocenti, se siete colpevoli. So che foste prodi, che foste costanti. Grazie, professoressa. E adesso un suo allievo, Tommaso. Buon pomeriggio a tutti voi. Sono Tommaso Lepera e sono estremamente orgoglioso di rappresentare oggi la mia scuola qui, in questo luogo carico di storia. Ed è proprio una parte della storia del nostro paese che abbiamo affrontato in questo lavoro, nel quale io ho avuto l'onore di interpretare un giovane fante della Brigata Catanzaro, colto a riflettere sulle sue scelte che lo porteranno alla fucilazione. Inizialmente ho avuto un po' di difficoltà nell'immedesimarmi in lui, essendo fortunatamente la guerra una realtà lontana per la mia generazione. Ma una volta entrato nel personaggio ho provato tanta tenerezza per un giovane uomo che si trovò a dover affrontare una situazione così tanto grande di lui. I suoi timori e le sue speranze sono diventati così i miei timori e le mie speranze. Da un lato la paura della morte, forse imminente, dall'altro la speranza di tornare a casa, ad una vita normale, che appare ormai troppo lontana. Il fante che impersono non ha un nome preciso. Ancora oggi, infatti, a distanza di un secolo dall'accaduto, non si conoscono con certezza tutti i nomi dei soldati che vennero fucilati, poiché, dopo l'esecuzione, venne loro negata una degna sepoltura e vennero infatti gettati in una fossa comune. Perciò il nostro lavoro vuole essere un omaggio a tutti coloro che prima sono stati condannati dalla storia e poi troppo lungo dimenticati. Grazie Tommaso, che ci ha fatto capire che conoscere non significa soltanto avere delle nozioni, ma anche delle emozioni. È importante la tua testimonianza, come sarà importante quella che ci viene dal liceo artistico Il Dosso Dossi di Ferrara. Ci parla la professoressa Nicoletta Guerzoni. Buonasera a tutti coloro che, come noi, sono oggi qui riuniti a celebrare il giorno del ricordo. Sono Nicoletta Guerzoni e rappresento in questa sede il liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara. Desidero iniziare questo mio intervento facendo mie le parole di Renato Serra, che il 20 luglio 1915 perse la vita in trincea sul monte Podgora, vicino a Gorizia, il quale sviluppò una riflessione di grande consapevolezza. Egli scrive: «La guerra non migliora, non redime, non cancella, per sé sola, non fa miracoli, non paga i debiti, non lava i peccati in questo mondo che non conosce più la grazia. Crediamo pure per un momento che gli oppressi saranno vendicati e gli oppressori saranno abbassati. L'esito finale sarà tutta la giustizia e tutto il maggior bene possibile su questa terra. Ma non c'è bene che paghi la lacrima pianta in vano, il lamento del ferito che è rimasto solo, il dolore del tormentato di cui nessuno ha avuto notizia, di sangue e lo strazio umano che non è servito a niente». Al fianco della sua professoressa, Arianna. Buonasera a tutti gli intervenuti. Sono Arianna Travagli e sono fiera di trovarmi in mezzo a voi. Il nostro primo progetto è intitolato Prima di tutto un italiano ed è il risultato di un'impegnativa e lunga opera di ricerca storica e archivistica che, in una sorta di breve cronaca, narra le vicende del confine orientale. Il lavoro ha la foggia di un resoconto di un inviato di guerra, ma è anche una narrazione drammaticamente avvincente degli eventi successi tra il 1915 e il 1918.
I contenuti ripercorrono non solo tracce, memorie di accadimenti, date, luoghi, personaggi o singolarità o atrocità, ma delineano una suggestiva geografia del cuore, emotivamente impattante. Era opportuno acquisire la consapevolezza che i piani della mentalità e della storia sociale avrebbero dovuto convergere per permettere che la tematica affrontata si traducesse in atteggiamenti e rappresentazioni attinenti significative. Abbiamo creato allora una dialettica tra tempo breve e tempo lungo, che ci ha condotto in una strana sorta di atemporalità reale e di temporalità irreale. Idealmente abbiamo percorso quelle strade e conosciuto quei luoghi lontani e desolati. Abbiamo dialogato con quelle persone, sconvolte dalla fame e dalla perdita della propria identità costitutiva. Siamo entrate nelle strutture, nelle congiunture, negli avvenimenti e nelle pieghe e piaghe di quella storia. Il secondo progetto è intitolato La Grande Guerra e il Confine Orientale. È un prodotto di fine lavorazione artigianale e di innovazione nella tecnica del montaggio. Il video racconto, costituito da immagini di grande forza visiva, illustra i fatti che hanno coinvolto e sconvolto le località trentine e friulane nelle diverse fasi del conflitto armato. Non si tratta di un puro reperto tautologico, ma di un contributo significativo che vuole regalare all'osservatore un nuovo occhio e un'inedita angolazione, ben diversa dall'inquadramento distaccato e analitico di un manuale di storia convenzionale. Quel passato violento è stato fatto rivivere nelle carte semoventi, in virtù della giusta posizione di ritagli di dure immagini di repertorio, di frammenti di quotidiani, di cartoline dell'epoca. Il contenuto semantico si è così tradotto in un processo scenografico, in un racconto visivamente dialogante e degno di essere ricordato. Grazie anche ad Arianna. Io direi grazie proprio al lavoro di tutti i docenti e di tutti i ragazzi, perché guardavo, incrociavo un po' gli sguardi delle persone che hanno diretta memoria di queste vicende o perché l'hanno sentita dire dai propri cari, e vedevo l'approvazione, anche i sorrisi anche un po' amari. Però questo sguardo è un passaggio di consegna, una consapevolezza che la scuola sta dando a questi ragazzi per essere dei cittadini veramente migliori. A questo punto è il momento di cedere la parola alla signora Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro. Porto qui il saluto e la vicinanza del Presidente del Consiglio, onorevole Paolo Gentiloni, ma anche di tutto il Governo. La celebrazione di oggi è dedicata ricordo delle tragedie personali e di comunità vissute dalle vittime delle foibe, dalle loro famiglie, dai tanti esuli dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, costretti a lasciare abitazioni, averi, affetti. Per lunghi decenni a questa ingiustizia si è sommata quella dell'oblio, della rimozione di un passaggio storico che finalmente, come è stato ricordato, con la legge che nel 2004 istituì il giorno del ricordo, ha trovato il dovuto riconoscimento nella ricostruzione dei tragici eventi che segnarono l'Italia e l'Europa in occasione della seconda guerra mondiale e negli anni che seguirono, come è stato ricordato. Quell'oblio che ha preteso di mettere tra parentesi un pezzo della storia, escludendo dalla conoscenza e dalla memoria non solo cronache di fatti sanguinosi e terribili, ma anche vite, identità, comunanze, legami sociali e territoriali, affetti, abissi di dolore e di straniamento, probabilmente profondi quanto una foiba. Quello stesso oblio che pretendeva non solo di offrirci una lettura strabica e incompiuta di quel pezzo di storia italiana, ma che ci sottraeva la possibilità di vedere e riconoscere fino in fondo in essa la stessa tragica cifra che accomunò tante parti d'Europa nelle persecuzioni, non solo razziali ed etniche, di milioni di donne, di uomini, di bambini. Totalitarismi, ferocia nazionalista, violenza ideologica, discriminazioni, odio, che percorsero, fratturandola per decenni, l'Europa,
possono davvero essere compresi solo se la lettura di quel pezzo di storia non incontra parentesi di oblio. Solo questo ce ne restituisce la tragica sostanza, solo questo può consentirci di dire per davvero e di promettere per davvero che non permetteremo che accada mai più. Il ricordo di oggi, inteso come genuino sentimento di affetto e vicinanza nei confronti di chi porta dentro di sé una ferita personale o familiare, difficile da rimarginare, è anche l'abbraccio di una comunità nazionale nei confronti dei propri membri che ancora vivono nei paesi balcanici o che, ormai più di 70 anni fa, da lì sono stati brutalmente allontanati, in molti trovando la morte nei campi di prigionia o nelle foibe. Un abbraccio che solo recentemente, come ricordava, ha trovato un compiuto riconoscimento anche sul piano legislativo, per tenerne viva la memoria nel nostro paese attraverso l'operato delle associazioni che si sono costituite. Così nell'ultimo anno il Parlamento ha voluto ampliare il novero delle attività previste dalla legge 72 del 2001 e semplificare la gestione amministrativa dei progetti candidati ad essere finanziati, nonché includere la minoranza italiana in Montenegro tra quelle riconosciute dalla legge 73 del 2001. Mentre il governo, dal canto suo, è intervenuto con un decreto del ministro dei beni culturali e del turismo, adottato d'intesa con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e diretto a erogare i contributi per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, iniziando così a colmare un oggettivo ritardo in tal senso. Così come nell'aprile scorso si è attivato un tavolo di coordinamento tra governo e associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti sulle diverse questioni poste dalle associazioni, e si è proceduto ad aggiornare la verifica delle rispettive posizioni per agevolare la ricerca di soluzioni condivise. Segnali di attenzione ai quali è necessario accompagnare un continuo e costante impegno sul piano della formazione. E innanzitutto nelle scuole, e stasera ce ne siamo resi conto, che possiamo e dobbiamo costruire il sincero e orgoglioso senso di appartenenza al nostro Paese, partendo dalla consapevolezza della nostra storia, anche dei passaggi più bui, per dare sostanza e mettere in pratica quotidianamente i valori presenti nella nostra Costituzione. E mi limito qui a citare tra questi la solidarietà, la pari dignità sociale riconosciuta senza distinzione alcuna, la libertà, l'uguaglianza dei cittadini, il divieto di ogni discriminazione, la tutela delle minoranze, la libertà religiosa, il diritto d'asilo. A darci conforto in questo è il processo di unificazione europea, che ha garantito 70 anni di pace al nostro continente e che oggi si prepara, con un piano formulato proprio in questi giorni, ad avviare un dialogo più proficuo con l'intera area balcanica. L'Unione Europea è cresciuta, si è affermata come baluardo contro ogni forma di nazionalismo e di totalitarismo, di ogni colore politico, e per la riaffermazione della democrazia come strumento di pacifica convivenza dei popoli e tra i popoli. Adesso affidiamo quindi le nostre speranze in un'epoca in cui sentimenti di intolleranza e di odio razziale tornano prepotentemente a farsi sentire. Ecco allora l'importanza della memoria, quell'orgoglio della nostra storia inteso non per alzare steccati, ma per impedire che si ripetano le vergogne vissute e talvolta perpetrate dai nostri connazionali. Quello stesso orgoglio che ci aiuta a riaffermare quotidianamente l'eredità lasciata dal nostro umanesimo, dagli ideali di fraternità che hanno animato il Risorgimento, dallo spirito di unità nazionale che ha mosso i padri costituenti all'indomani della guerra e della dittatura fascista. Memoria, democrazia, Europa. Su questi tre capisaldi possiamo immaginare di costruire un futuro di pace.
Grazie signora Ministra, grazie anche al Presidente della Repubblica per aver voluto onorare questa giornata con la sua presenza, grazie al Presidente del Senato Pietro Grasso per averci ospitato e adesso è ancora il vostro turno ragazzi. Questa volta Gabriel Sobo, è una celebre composizione, la conosciamo tutti, del maestro Ennio Morricone, riproposta per noi dall'orchestra e dal coro di Sant'Antimo, diretta dal maestro Donato De Simone. Da me, Benedetta Rinaldi, da Rai Parlamento e da Rai Tue è tutto, grazie per averci seguiti. Riusciti a sentire alcune note di questo struggente brano di Ennio Morricone che ci hanno restituito l'immagine di questi giovani e giovanissimi in quest'aula che ha voluto ricordare proprio qui nel Senato, a rappresentanza di tutte le istituzioni, il giorno del ricordo, alla presenza delle massime istituzioni, il Capo dello Stato, il Presidente del Senato, le autorità, ma alla presenza anche di tanti testimoni, familiari delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano dalmata e quindi i ragazzi, i giovani ai quali lo abbiamo sentito nelle voci, nel messaggio del Capo dello Stato, ma anche nella voce del Presidente Grasso e della Ministra Finocchiaro, è consegnata la memoria di questi periodi della storia nazionale che non si devono più ripetere, non possono essere cancellati dalla memoria della nostra nazione. Con questo applauso, che è un applauso lungo, corale di quest'Aula, termina qui la celebrazione del giorno del ricordo che ricorre domani in tutta Italia, il 10 febbraio. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento.